L'ultima volta che ho controllato era il 14 marzo. Quindi, se non ho fatto male i conti, sono un po' in ritardo per dire, fare e commentare qualcosa riguardo alla banned list. Commento solo adesso. Bella merda! Sì, lo so, ce ne faremo una ragione, ve ne farete una ragione. Per quelli di voi che hanno potuto vedere il mio, la mia pagina su Facebook, saprete che, insomma, sì, ho commentato abbastanza ironicamente la banned list e tutto quello che è successo nella sua uscita, con alcune vignette che ho pubblicato man mano che passava il tempo appunto sulla mia pagina. Cosa posso dire di più specifico, tecnico? Sono contento per il taglio porta 2, perché con Malicius a 2, pescata a 2, si può ritirare fuori una specie di misto tra Teledad senza gambe e anche gran parte degli intestini e un Absolute Diva con le pescate che velocizzano un pochettino, che sono dei matti, soprattutto il secondo, che non mi hanno mai schifato, devo dirlo. Certo che però abbiamo perso Trishula, Bulbo, Spora e Trappola Bottola. Cioè, Trappola Bottola lo capisco. Abbiamo messo Lumina a 2 e Tengu a 2, Torrenziale a 2, per prevenire le sciamate di tutti i mazzi che noi stesso abbiamo creato e contribuito a potenziare per rendere sempre più sciamabili. Peccato che ci sia la tempesta e tre tifoni. Però Trishula, Bulbo e Spora. Già sul Trishula posso capirlo, ma Bulbo e Spora è un po' come dire: ehi voi, giocate Exceed. Io gioco ad altro, piuttosto. Finiscono per il momento le avventure del più grande ladro del multiverso. No, non sto parlando di Lupin III, ma di Duck Fagen, il protagonista di una serie di 4 fumetti stampati in America dalla Wizard. Essendo state spoilerate tutti e 4 i numeri di questa storia, possiamo dirvi quali sono le 4 promo, di cui almeno di una vi avevo già parlato. そのまま遊べる構築済みデッキドラゴニックレギオンが登場。無敵のドラゴンたちがここに集結。新しい仲間を手に入れ、デュエルをもっと楽しもうぜ。遊戯王であるオフィシャルカードゲームストラクチャーデッキドラゴニックレギオン、12月10日発売。In precedenza un ragazzo, Raffil 1, mi aveva chiesto tra i commenti del video su Ordine del Caos di parlare e commentare un pochettino del nuovo mazzo drago in uscita. Beh, non ne parlerò molto, ma accennerò qualcosina adesso. La prima cosa è: ancora draghi. Basta draghi. Il primo mazzo era drago. Poi è venuto fuori un mazzo drago con sottotema Resuscitali dal cimitero. Ma farlo zombie, no? E adesso viene fuori questo: Draghi, luce e oscurità. Ma la Konami ama poi così tanto i draghi? Come al solito, questo mazzo contiene 5 nuove carte esclusive. Un terreno, una trappola,
un drago 4 stelle super e due boss ultra. Per la prima volta ci sono due ultra rari in un mazzo. Dunque, il terreno è bello, ma è lento. E quindi in questo metagame di OTK è carta da culo. La trappola può essere carina, però secondo me in qualche mazzo ad archetipo drago. Poi c'è il recruiter, appunto, che è carino, ma nulla di che. Dovremmo concentrarci invece sui due boss finali, Light Pulsar e Dark Flare. Dunque, partendo da Dark Flare, che è quello che sta un pochettino sotto, devo dire che comunque è interessante il fatto che, oltre ad essere un ciccione che entra speciale, ti riempie il cimitero facendo un po' da Corvo di Dio con il suo effetto. È carina questa cosa, perché combina insieme il fatto di mandarsi un sacco di roba al cimitero con fare un po' di controllo al cimitero avversario o anche al proprio. Il punto è che in questo contesto, in questo attuale metagame, a cazzo serve fare il controllo se l'altro ti chiude al primo turno? Light Pulsar invece ricorda le condizioni di evocazione di Simo all'Oscuro, quindi è capace di rianimarsi anche dal cimitero, e quando muore ti permette di richiamare un altro drago dal cimitero. Questa condizione lo mette sicuramente una spanna sopra Dark Flare, ed è questo appunto che lo rende il boss tra i due boss. Il 31 agosto uscirà Rombo Vault Realms. Cioè un'edizione del From the Vault completamente dedicata alle terre. Non si sa molto dentro, ci saranno le solite 15 carte foil con un art alternativa. Una probabilmente sarà del nuovo set in uscita. L'altra è stata spoilerata un'immagine, questa. Che secondo gente più esperta di me, altro non è che la nuova art di questa carta. Tutte le altre carte però restano ancora sconosciute. È un po' presto per scoprirlo in effetti. In the new millennium, vampires no longer fear the sun. Now they're going to learn. It's time to fear the Son of God! When the living dead outnumber the living, even the Messiah needs a little help. Phil Caracas is Jesus Christ Vampire Hunter. Annunciata in uscita per il 13 di luglio, set base Magic 2013, M13, il cui sottotitolo o testo di colore è Face a Greater Challenge, affronta una sfida più grande. Grazie ad un simpaticissimo articolo pubblicato sul sito della Wizard, sappiamo sicuramente che conterrà la ristampa inalterata di Ragno Gigante. Inoltre, se chiedete a me, vista questa nuova mania di iniziare a stampare i vari emblemi, io mi aspetto una ristampa di Elspeth Cavaliere Errante in M13. Il 20 di marzo usciranno i migliori negozi di figurine nei peggiori bar di Caracas il Team Box di questo marzo. Come alcuni di voi ricorderanno, in teoria in questo periodo esce sempre il Team Box dedicato ai Duelist Pack della primavera, diciamo, che ci sono dentro le buste di Duelist Pack e qualche promo
nuova. E quest'anno si sono dimenticati di fare i duelli SPAC e quindi ci saranno solo le promo. E che promo? Qualcuno ha parlato di nuovi eroi elementali? Sì, i più attesi eroi elementali, che in realtà sono eroi mascherati, ma facciamo finta di niente, sono Acid e Dagon. Però non sono gli unici, ci sono molte altre carte interessanti. Il primo che mi viene in mente tra questi è Void Ogre, che è un sincro, il cui è come un Sheen, diciamo, però per gli Infernity. Infatti, oltre ad essere un ciccione abbastanza ciccioso, permette una volta nel turno di annullare una magia o trappola se non si hanno carte in mano. E lo so, molta gente è convinta che Infernity, dopo la banned che ha messo il propulsore a 1, sia morto. Inoltre, finalmente, usciranno dei supporti per il mazzo Photon, che è quello che mancava per rendere il mazzo competitivo. Ve ne dico solo due. Il primo, Photon Sanctuary, fa due token di 2000 di attacco, 0 di difesa, 1 di difesa. In questo turno non puoi evocare altro, tranne che mostri luce. Drago Galattico, occhi fotonici! L'altra è Viverna Fotonica. Dice, può essere evocata o posizionata solo sacrificando. Quando viene evocata o scoperta, spacca tutto quello che è settato. Una terza carta presente in questo team da tenere sott'occhio è Heavy Bombing Phoenix. E se siete curiosi di sapere perché è da tenere sott'occhio, beh, vi dico solo questo. Eroe elementale. Un po' di news su Avacyn Restored, il nuovo set di Magic che uscirà a maggio. Oggi la Wizard ha spoilerato un po' delle immagini del vario merchandising dell'Ultra Pro, quindi portadeck, le bustine e altro. Ragazzi, siamo pieni di angeli sto giro. E sono tutti anche abbastanza carini. Ah, credo di aver capito chi è Griselbarn. Voglio vedere la lotta che farà con Liliana. Sto giro mi sa che la apre in due. Battle Pack! Una bustina con dentro 5 carte, 3 comuni, una rara e una rara foil, utilizzabili per un nuovo formato di gioco, il formato draft. Ma va bene, sorvoliamo su questa cosa. Cosa c'è dentro il Battle Pack? Merda? Non è proprio merda, ma ci sono due estremi. Da una parte, l'estremo della roba che costa, Tour Guide, il favoloso corvo, lancia proibita, catena demoniaca, Doom Caliber. Dall'altro, Muka Muka, soldato di pietra. Al contrario di quello che molti credono, non è che trovo estremo piacere nel fare il bastian contrario, però devo dire che quando hanno annunciato questa cosa, li ho visti tutti super mega iper eccitati per la ristampa della Tour Guide. Vorrei ricordarvi che il Battle Pack sono 220 carte, di cui 160 circa comuni e le restanti rare. Insomma, dove voglio andare a parare? Da nessuna parte, solo non aspettatevi che all'inizio questa Tour Guide rara costi veramente molto meno di quella Secret, perché ce ne saranno poche in giro e io credo che se qualche pazzo dovesse sbustarla foil e sparare prezzi disumani, potrebbe esserci comunque qualcuno che le voglia, perché vorrei farvi presente una cosa. Il Battle Pack esce una settimana prima dei nazionali.